grazie a tutti. Beh, innanzitutto un saluto al reverendo parroco, che mi dicono essere novello di Pietramonte Corvino, soprattutto anche per le belle parole che ha espresso nell'omelia. Io sono qui portandovi il saluto della mia città, sono lombardo, 18.000 abitanti, dove c'è una presenza di 450 petraioli. Ricordare che sono persone che hanno arricchito la mia città con una cultura diversa, con un lavoro assiduo e con la partecipazione politica, perché un mio assessore è di Pietramonte Corvino. Quindi vedete come è grande l'Italia, com'è bella riconoscersi nelle radici, anche se non sono mie, però stamattina è stata un'emozione vedere questi ragazzi portare questi pali, con che forza, con che voglia, con che spirito, per raggiungere che cosa? Un luogo della loro storia, un luogo così bello, così affascinante, e io mi auguro veramente che il sindaco, l'amico sindaco, possa trovare i fondi insieme alla parrocchia per poter restaurare, riportare alla luce queste fondamenta. Questo cuore che qui è il vostro, qui ci sono le radici, io sono convinto, sono qui con 40 petraioli che sono venuti con me da Somma, sono convinto che torneranno su ancora con più forza e sapranno essere veramente delle bandiere di riferimento per tutti i miei concittadini. Grazie. Beh, è un ritorno, perché già nel primo mandato io avevo avuto questa opportunità di essere presente a Pietrocorvino a rappresentare i nostri petraioli, quindi cittadini sommesi che da Pietramonte Corvino si sono trasferiti qui a Somma Lombardo, quindi hanno dato molto alla città ed era un dovere nei confronti loro, visto che ci tenevano, ma poi anche noi eravamo ben disponibili a sostenere questa loro richiesta. Io credo che sia importante il colloquio tra i comuni e credo che il fatto di avere cittadini petraioli qui a Somma Lombardo comunque legati alla loro terra, alle loro tradizioni, aiuti la comprensione tra due mentalità che sono distanti, una mentalità nordista e una mentalità sudista in senso buono del termine. Io devo dire che nel parlare con loro di federalismo, nel parlare con loro dei problemi che le amministrazioni comunali hanno, perché poi l'Italia è costituita dai comuni, la storia dimostra che l'unità d'Italia è stata l'unità dei comuni. I grandi condottieri hanno tentato l'unità degli italiani, ma non ci sono riusciti, cioè l'italiano non è stato modellato, non c'è riuscito neanche Mussolini utilizzando sistemi energici, e quindi è costituita dai comuni che si ritrovano nella loro storia, nella loro cultura, ma che dialogano. Ecco, io credo che sia importante avere queste relazioni. In questo caso la comunità di Pietramonte Corvino, abbiamo anche altre importanti realtà, insomma, e ben venga la richiesta di questi incontri. Soprattutto ci aiuta a conoscerci e a superare anche le difficoltà di comprendere una vita diversa, perché andando giù là e rimanendo in quelle terre si scopre una realtà, un modo di vivere che è lontano dal nostro pensare. Però loro capiscono qual è il nostro modo di vivere e quindi si riesce a fare politica nel senso della concretezza delle cose, partendo da realtà diverse. Quindi direi che è un approccio importante che noi continueremo nel tempo, perché incomincia a germogliare anche spontaneamente nei rapporti personali un incontro, un'amicizia che è giusto che venga sostenuta e costruita nel tempo. Ma nasce da un rapporto di amicizia consolidato ormai da tanti anni, e su Somma c'è un'associazione che si chiama appunto Pietramonte Corvino, che nasce nel 2004 e che raccoglie tutti i discendenti e i nativi di Pietramonte Corvino, che qui a Somma sono tanti, circa 450, e quindi da lì si è iniziato a costruire un rapporto di collaborazione con l'amministrazione di quel paese del Foggiano, di Pietramonte Corvino appunto, e l'amministrazione insomma.
Recentemente il sindaco di Pietramonte Corvino è stato qui a Somma a salutare in una cena conviviale i suoi concittadini e ci è sembrato giusto e doveroso ricambiare questa cortesia partecipando alla loro festa patronale. Ecco, questa esperienza come è stata vissuta a Pietramonte Corvino, lo vediamo dalle immagini con tanta partecipazione, andrà avanti comunque, sarà un appuntamento fisso nei prossimi anni. Ma questo è l'obiettivo, uno degli obiettivi che si pone l'associazione, quello di mantenere usi, costumi e tradizioni di quel luogo, di quella città, di quel paesino. E quindi adesso aspettiamo e abbiamo invitato il sindaco di Pietramonte Corvino e i concittadini a partecipare alla nostra fiera del castello che si terrà a settembre. E quindi li aspettiamo per dargli un caloroso benvenuto e credo che questa collaborazione crescerà sempre di più nel tempo perché c'è appunto un legame che è sociale, culturale e anche proprio territoriale.